Benvenuto! Finalmente la finalmente tazza. Ce l'abbiamo fatta, finalmente la tazza, sì. Ce l'abbiamo fatta in occasione di questo tuo nuovo film, che è davvero bellissimo, io l'ho trovato davvero bellissimo, si intitola Enea, è uscito da qualche settimana, quasi un paio di settimane ormai, sì. L'11 di gennaio. Hai fatto tanta promozione. Ho fatto tanta promozione, sì. Sono stanco e tutte le persone dietro le quinte mi dicevano: tutto bene, Pietro? Sì, perché iniziano a vederti un po'... Col pennello in mano, ma i capelli li hai fatti, sei sicuro? Sì, li ho fatti. Però vabbè, insomma, è la parte che meno... Sì, dai, insomma, si fa. Però ci sono delle domande che a questo punto della promozione non sopporti più? Io nella mia testa ne ho un paio, tipo la classica: ti senti più attore o regista? Sì. Quella... No, E com'è recitare e dirigere insieme? Ma parlaci bene della tua famiglia. Sì, quella, no? Esatto. Immagino. Quella lì è terribile. Sì. Perché tu sei il figlio... Figlio di Sergio Cassellitto, Margaret Mazzantini... Lo sapevate? Sì? Lo sapevate? No, certo che sì! Cosa rispondete? Ovvio! Il fratello di Cesare Castellitto... Sì? Il fratello di Cesare Castellitto, di Anna Castellitto e di Maria Castellitto. È una famiglia, come tante. Ecco, se devo dire una piccola peculiarità che ho scoperto... Una piccola critica, pensavo. No, non mi permetterei mai. Una peculiarità che ho scoperto della tua famiglia è che tu, di secondo nome, e non solo tu, la stragrande maggioranza dei tuoi consanguini, ti chiami Contento di secondo nome. Sì. Non lo sapevo, ma anche tuo fratello... Anche mio fratello è tutti contento, tutti sotto cioè, psicofarmaci. Pietro, Contento Castellitto. Sì. Tuo fratello? Cesare, Contento Castellitto. Tua sorella? Maria, Contento Castellitto, mi pare. Contento o contenta? Contenta. Oddio, ah, contenta. Questo è gravissimo, eh? Qui non rischio di non fare più un film. No, certo, sì. Contenta. E come mai questa necessità di specificarlo? Queste sono le idee, no, euforiche di mio padre, che insomma... C'ha queste trovate e poi uno se le porta appresso per tutta la vita. Ma gli avete mai chiesto conto di questa cosa? Cioè, i danni di un Campari. Ai danni di un Campari. Vabbè, allora tutto sommato non è neanche andata male. Senti, in questo film, tra l'altro, tuo padre c'è e fa tuo padre, tuo fratello c'è e fa tuo fratello, sì. Molto bene. Tuo fratello, vabbè, insomma, di tuo padre si sa tutto. Tuo fratello ha la prima esperienza da attore, no? Aveva già fatto qualcosa? Cesare è la prima assoluta, no. Gli ho storto un provino di notte a cena e gli ho detto: tu devi andare da... La scena inizia qua, devi portarla qua, scegliete come. E devo dire, insomma, ha avuto subito grandi capacità di improvvisazione, ci siamo divertiti e nel frattempo, di nascosto, l'altra mia sorella gli faceva un video. Sì, loro non hanno partecipato, sorella, ma mai provato? Maria ha fatto il backstage, mia sorella Maria. Sì. E le... Mia madre è venuta un giorno sul set, il giorno in cui mi sono sposato. Voleva, insomma, prove generali. Sei sposato, certo. Metti che poi non succede, almeno una l'ho vista. È un tipo di madre così, ci tiene che ti sposi? No, non gliene frega niente, no. No, Dio, gli piacerebbe, sì. Piacerebbe. Però, quindi, in caso, intanto uno... Però non mi mette fretta. No, bene. No, sai, unendo i puntini poi, quando mi hai raccontato che il ragazzo che fa tuo fratello è veramente tuo fratello, ho detto: ah, nella scena in cui vi menate. Beh. Perché è proprio una menata da fratelli, sì. Che si vede che anche a casa, no? Sì, cioè, sì. È una cosa che poi a casa è peggio, perché a casa non c'è lo stop. No, non è che vale toppa, tipo. Però scusami, dirigendo tu, avevi l'asso nella manica che potevi dire stop quando volevi tu. Sì. Cioè, potevi dare l'ultimo schiaffo tu. Bravo. Boom, stop. L'ho fatto un paio di volte, l'ho fatto. L'hai fatto così, i trucchi del fratello. E c'era mio padre, invece, che veniva sballottato da una parte all'altra. Sì, e anche lui si vede che l'ha provata a casa. L'ha provata a dividervi, ce la faceva, un po'. Un po' sì, un po' no. Dici quello che si può dire, per chi non l'ha ancora visto, di questo film, che mi sembra un film, correggimi se sbaglio, che è entrato un po' nel solco di quei film che raccontano le classi sociali di grandissimo successo dell'ultimo periodo, no? Penso a Parasite, penso alla serie Succession, insomma, una famiglia della borghesia, una famiglia ricca, benestante. Che cosa c'è di così interessante per il pubblico, secondo te, nella ricchezza? Ma diciamo che sì, si mettono in scena dei borghesi, però non... non vengono rappresentati in maniera, come dire, cabarettistica. E credo che poi alla fine, no, cioè, la metafora di Roma Nord è una metafora molto affascinante, perché è un ambiente dove i valori basilari della vita non vengono snobbati e quindi poi, scontrandosi, generano delle situazioni drammaturgiche interessanti. Però parla anche d'altro, non parla solo della borghesia, ci sta forse il personaggio
più buono del film, che, cioè più paradossalmente, più, quello che più insegna qualcosa al protagonista è Giordano, che è una sorta di Papa Narcos, che sì, certamente non viene dalla borghesia, quindi è un film che forse mette in scena varie sfaccettature della vita e mi rendo conto che insomma ho messo un po' ovunque il mio pensiero dal punto di vista, e quindi poi è anche normale scontrarsi con chi non la pensa. Ah, poi è il tuo film, ci sta, ci mancherebbe altro. Ecco, una cosa, quando i romani parlano di Roma Nord, ormai ho capito che si parla di una zona ricca di Roma, però lo fate sempre con una specie di sicurezza, come se tutti avessero perfettamente chiaro che cosa si intende. In realtà chi non abita Roma fa un po' fatica a capire Roma Nord. Così io ho una anche, anche chi abita Roma. No, io mi sono fatto stampare oggi una piantina di Roma e vorrei che tu mi spiegassi com'è popolata Roma, cioè chi vive chi sono le persone che vivono qua, e me le indichi. Mattia, scusami, visto che oggi sei il co-host per una puntata, puoi venire qua, ci reggi? Arrivo subito. Vieni Mattia, vieni. Questo non ti serve, hai parlato fin troppo, vieni qua. Allora, complimenti per l'hashtag. Sì, e se posso coprirei anche la faccia, scusami. Allora, questa è Roma, ok? Quello che ho capito, qua c'è il Colosseo, quindi diciamo, certo. Qua è turisti americani. Ristoranti con i butta dentro. Americani, ristoranti, ok. Poi, so che qua ci stanno i chirichetti e il Papa, sì, che è Città del Vaticano, qua mettiamo Papa. E non solo, no, scherzo. E Papa, poi il resto, Roma Nord, a intuizione sta a nord, no? Vai, segna tu. Roma Nord è? Direi che Roma Nord è tipo questa roba qua. Ah, mazza, grosso. È tutta Roma Nord, sì. E ci stanno? Ponte Milvio, i Parioli, Villa Borghese, e qui ci stanno i ricchi. Un tempo sì, ora ci stanno un po' tutti. Un tempo era diciamo, la zona dei laziali, c'era anche pieno di romanisti, quindi oramai Roma è piena di infiltrazioni. Ok, scusami. Però che devo scrivere? Ponte Milvio dove sta, più o meno qua? Ponte Milvio sta oddio, come meno, sta qua tipo. Ah, Ponte Milvio sta qua e qua mettiamo Moccia, che è dove vivono i personaggi di Moccia. Bravo. Dove mettono i lucchetti. Ponte Milvio sta qua, non si vede. Moccia e Lucchetti. Esattamente. Ok, poi Suburra? Quel mondo lì? Suburra sta a Cinecittà, che è qua più o meno, no, dov'è? Qua. Di qua. La zona quella un po' più... O lungo Ortevere, Suburra, si fa tutto Ortevere. Ah, sta un po', ovunque, sta un po' dappertutto. Garbatella dove sta la Meloni? Cioè dove è nata la Meloni, non so se... Garbatella è qua, ecco. Ah, Garbatella è lì e ci sta la Meloni. No, più o meno ho capito. O vuoi darci qualche dritta tu, cosa c'è d'altro? Non so, è colazione buona, che vuoi, ristoranti buoni. Dove andare mai? Ah, qua c'è la stazione, quando è arrivato in treno. Sì. Vabbè, niente fatto. Mattia, grazie, ti puoi portare via la cosa. Era un servizio per me, non volevo solo capire io dove stavano le cose. Una cosa abbastanza chiara di Roma è l'importanza di Francesco Totti, che è un personaggio che insomma tu hai interpretato. Anche qui hai abbondantemente parlato di come sia stato interpretarlo, e che immagino il sentimento principale all'inizio possa essere un po' il timore, no? Di andare a toccare un personaggio, un po' come dicevamo con Rocco Siffredi prima, vivo, così importante e vivo. Vivissimo, il più vivo di tutti. Ed era... sì, un po' di timore c'era anche molta curiosità. Io la prima volta che lo incontrai stavamo al ristorante ed ero troppo curioso di vederlo mangiare. Mi chiedevo chissà Francesco come mangia, perché poi proprio fisicamente, esatto, come mangia, come... con la bocca aperta, con la bocca chiusa, sì, se smoccia. Mi ero fatto una serie di idee, insomma, se mangia veloce, mangia piano, come cosa mangia. E cosa mangia? Sai che ero molto emozionato. Non ti ricordi? Mangiò parecchi carciofi, mi pare, quel giorno. Ah, carciofi. Parecchi carciofi. Carciofi. Li hai introdotti anche tu nella dieta per spirito di emulazione? No, no. Poi lui a fine pranzo ha capito che io ero quello che lo avrebbe interpretato. Uh-huh. Prima non so, pensava che fossi una sorta di assistente alla regia. Però lui ha continuato a mangiare i carciofi dicendo... Questo. Chi è? Produttore. Così, però non osava chiedere. Non osava poi chiedere. Poi mi ha detto... Beh, e dopo, che questa è la cosa che mi interessava di più, dopo hai avuto modo di parlare con lui, farti raccontare un po' di pareri, com'è andata dal suo punto di vista questa esperienza della serie, sì. Ma io penso che gli sia piaciuta, da quello che so, perché insomma, perché doveva vederla da solo con Ilari, i figli, e poi dopo la prima puntata mi chiamarono e mi dice: guarda, Francesco ci tiene a vederla con te, quindi quello era il segnale che evidentemente era disposto a vederla anche con l'attore che lo interpretava. Sì. Poi mi ricordo quando facevamo la lettura dei copioni, uh-huh, durante la preparazione, c'erano tipo 6 copioni da leggere, c'era lo sceneggiatore Bises Stefano che leggeva molto veloce,
e tutti si perdevano, perché sai, leggere sei copioni, stai tipo 4 ore a leggere, tutti si perdevano ogni tanto, gente che fa questo di lavoro, cioè, ma dove stiamo? Chiedeva qualcuno, e Totti non si perdeva mai, un'altra a destra, era incredibile, c'è un colpo d'occhio nella lettura. Riusciva a trovare, cioè, sempre... perché, scusate, partecipava? No, gli abbiamo fatto leggere i copioni. Ah, ok. Così, per rispetto, per capire, insomma, c'era qualcosa da dire. Insomma, immagino sia stato bello vivere nei panni di uno che è considerato un supereroe. Sì, molto. Esatto, per questa cosa qua. A proposito di supereroe, ho letto una notizia in cui Henry Cavill, che è l'attore che interpreta Superman, è andato a scuola, accompagnato a scuola suo nipote di 9 anni, perché i compagni di classe non credevano che suo zio fosse Superman. E quindi lui, per dimostrarlo, ha detto, vabbè, faccio questa cosa. Tu papà ti ha mai accompagnato a scuola? Vestito da Padre Pio? No. Non sarebbe stato bellissimo? Lì era l'opposto. Ma che, tuo padre fa Padre Pio? No, io abito da solo. No, è Placido, è Placido. Sarebbe stato fantastico. Fece una versione minore. Senti, e poi... Però a Napoli mi ricordo che un periodo gli facevano per strada, gli volevano far benedire i bambini a mio padre. C'ho questa, anche se era vestito normale, c'ho questo ricordo di me piccolo e di alcune persone che insomma si fermavano, si lo abbracciavano, gli passavano i bambini. Piacque tantissimo Padre Pio e se lo ricordo ancora molto. Evidentemente sì.